è un senso in più quello di vivere a Sermoneta, fare questo lavoro, vibrare colpi su un'incudine, il suo suono si echeggia nell'aria per la gente che passa, che pensa che non esiste più nulla, tutto viene fatto a livello di fabbrica, rimuove all'interno vecchie sensazioni o piaceri e sapori del passato. Perché faccio le spade? Le faccio perché vivo in un contesto storico dove sin da ragazzino ho visto girare centinaia di film, per cui la spada era questo elemento che faceva coreografia, storia, e io ho continuato a farle negli anni. Se adoperate di notte, nel momento che le due lame si incrociano, scaturiscono fuori delle scintille. La vibrazione degli acciai si ripercuote attraverso il braccio fino ad arrivare nel petto, per cui il piacere è costruire le spade che danno questo risultato. Come si costruisce una spada? Innanzitutto utilizzando una lamina d'acciaio che ha delle resistenze e delle caratteristiche un po' particolari, come la flessione e nello stesso tempo la durezza. Gli elementi è lama, elsa e chiamiamolo il condolo, la parte dietro, che serve per bilanciare il peso della spada. Questi attrezzi utilizzati dal popolo contadino, un po' da tutti, sono serviti nella storia per trasformarli in armi. Le alabarde sono costituite attraverso un rongolo come questo, con forme diverse, ogni popolo le ha adattate secondo, ma in realtà parte alla base con qualcosa che apparteneva al mondo contadino. E io, per non dimenticare questo mondo contadino, recupero questi attrezzi che hanno fogge diverse, questo a collo d'oca, altri hanno forme più slanciate, per farle vivere, vivere e non dimenticare.